La mozzarella, in termini statistico-alimentari, è come una nota rivista di enigmistica. Dopo il parmigiano, è il formaggio che vanta il più alto numero di imitazioni. Francia e Stati Uniti d'America detengono il primato dell'export di questa prelibatezza tutta italiana. Le origini della mozzarella, il nome deriva proprio dal gesto che fa il casaro che mozza con le mani l'impasto, si perdono nei secoli e se la contendono Campania e Puglia. Ma la mozzarella è prodotta in tutto il territorio nazionale, maggiormente però nel centro-sud. Da qualche settimana anche Fano può vantare il proprio caseificio casalingo, che produce un lavorato di alta qualità utilizzando latte di provenienza locale e si rivolge ai gourmet che vogliono il prodotto di grande qualità a chilometri zero. Il caseificio Pupeta, da poco insediatosi nel cuore della città in via Cavour, oltre che a vendere il prodotto finito, fa anche promozione mostrando a vista le affascinanti fasi della sua lavorazione. Per chi invece vuole approcciarsi alle molteplici possibilità gastronomiche che questo prodotto vanta, ha un vicino di casa che ha creato una serata evento con un casaro che mostrerà ai commensali presenti in sala dal vivo la creazione della mozzarella. Mercoledì 23 abbiamo pensato bene di fare questa serata con le eccellenze marchigiane in collaborazione con i nostri nuovi vicini di casa, caseificio Pupetta, e la cosa bella, che secondo me è una cosa veramente straordinaria, è che loro faranno tutti i formaggi a vista, quindi durante la serata ci sarà il casaro che proprio farà per i clienti questi formaggi al momento, e secondo me è una cosa stupenda. È un'interessante serata, in modo tale che uno può vedere anche tutto quello che c'è dietro a quello che uno compra e come viene fatto, e secondo me è veramente interessante. Più chilometro zero di così non si può, ecco. Via Cavour sta diventando un'eccellenza fanese, sì.